arrivato un giorno molto più importante. Il giorno di esaminare il pacco misterioso. Ma dimmi cos'è? No! È palesemente il Grinch. Sono Matti l'investigatore natalizio. Oh mio Dio! Stai facendo i regali! Ho preso i regali di Natale! E non sono loro a rubarli! E allora chi è che ruba i regali? Vieni qua, se hai il coraggio, eh? Hai rubato tutti i miei regali, ma come ti sei permesso? Erano tutti miei! Vieni qua, Grinch! Vieni qua se hai il coraggio, non hai il coraggio, lo sapevo io! Ninna, ma si può sapere che cosa stai facendo? Ah, non si vede cosa sto facendo, sto tendendo una trappola al Grinch! Una trappola al Grinch? Ma scusa un attimo, non ti sei accorta che... Il portale è chiuso? Non c'è il portale in questo momento, c'è solo la porta! La aprirà prima o poi, Matti, svegliati, eh? Vieni, dai, c'è il coraggio, eh? Ok, apprezzo molto il tuo coraggio, però devo dirti la verità. Non penso sia la migliore strategia per catturare il Grinch quello di tirargli una coperta. Ma guarda! Ah, catturato! Oh, catturato! Ehi, dove mi trovo? Aiuto! Vedi? Sì, mi hai scompigliato tutti i capelli però. Ascoltami, anche io stavo pensando a dei modi per intrappolare il Grinch. E ti devo dire la verità, mi è venuta un'idea. Aspetta, non è che se tu pensi a una strategia poi ti prendi tutti i regali perché sono miei. Mi sono comportata benissimo quest'anno, quindi sono tutti miei. Va bene, allora facciamo che io avrò i miei regali e tu avrai i tuoi. Però senti qui che cosa ho pensato. Guarda un po' qui che cosa ho preso. Vuoi legarlo, imbavagliarlo e rubargli i regali? No, mi sembra un po' troppo crudele come cosa. Ho pensato semplicemente... Ok, posizioneremo dello scotch in questo punto del corridoio in modo che il Grinch inciamperà e noi lo cattureremo. Con questo piano faremo fuori sicuramente il Grinch. Scusa Matti, perché il Grinch dovrebbe passare in questa parte della casa? Semplicemente perché mia cara Ninna vedrà dei fantastici, succulenti e magnifici regali di Natale. Infatti quello che farò è andare a mettere due regali di Natale proprio qui, in questo modo. Anzi ecco, facciamo così che si vedono meglio. Il Grinch arriverà dal portale, passerà qui e vedrà due regali di Natale, uno verde e uno rosso. Non penserà a nulla e inciamperà. E aspetta, quindi dopo che inciamperà cosa faremo noi? Non lo so, lo scopriremo insieme, giusto? Dai, aspettiamo il Grinch, aspettiamo il Grinch! Sì, lo sento! È il Grinch! È arrivato! Il Grinch! Ti ho rubato tutti i miei regali! Sì, è proprio lui! Ti ho rubato tutti, vado! Shh, spiamolo, spiamolo! Ninna, vieni, avvicinati! Guarda un po' qui! È lui! È il Grinch! Non ci credo, li ha visti? Ha visto i regali, Ninna! Nasconditi, nasconditi! Shh, ora becca lo scotch! Ora becca lo scotch! Ora becca lo scotch! Eccolo, Matti, cade, cade, cade! Cade, ora cade! Eccolo! Oh no! Ehi, aspetta! Si è già rialzato! Valla a prendere, Ninna! Vai a prendere il Grinch! Grinch, i miei regali! Matti, non sono riuscita a prendere velocissimo! Beh, penso ci sia stato un piccolo problemino nel mio piano malefico per far fuori il Grinch. Non avevo calcolato che correva così veloce. Era meglio il mio con la coperta. Matti, dato che i tuoi piani non funzionano, ti faccio vedere io come funziona un vero piano studiato da una mente pensante. Renna, ti devi muovere le zampe. Vabbè, capito, faccio io. Ma che cosa stai facendo con quella renna? Renna, mettiti qua e fai la faccia da cattiva, così. Ok Matti, ti spiego il piano. Praticamente il Grinch arriverà dal portale, uscirà e vedrà lei con questa faccia da cattiva. Vedi? Sì, davvero geniale Ninna, complimenti. E sei davvero sicura che il Grinch si spaventerà di una semplice renna? Allora, io non sono sicura che lui si spaventerà, però comunque fa paura, no? Magari lui non ama le renne e ha paura delle renne, no? Ok, lo vedo, è lì, sta andando verso la renna. Aspetta, Matti, ma non... Ma... ci sta giocando.
Avevi detto che avrebbe spaventato la renna. Ma io non ho detto questo. Io ho detto che la renna poteva far paura, ma effettivamente io gli ho detto di fare una faccia paurosa, ma lei è sempre così. La sta prendendo in giro. No, se ne sta andando, Lo abbiamo perso di nuovo. Ok, Ninna, fino adesso abbiamo scherzato, abbiamo utilizzato dei trucchi da principianti. È arrivato il momento di passare alle maniere forti. Diamo il benvenuto alla macchina malefica per catturare il Grinch. Guarda un po' come funziona. Qui, in questo tavolo, c'è un tasto rosso che lui dovrà premere, perché c'è scritto che per i regali bisogna premere qui, semplicemente. Quindi vediamo se sei attenta. Che cosa farà il Grinch? Premerà il tasto, ci ruberà di nuovo i regali, Matti, ovvio. E invece no, perché con una tecnologia super complessa, quando il Grinch premerà il tasto rosso, in realtà gli cadrà una palla pesantissima di pietra gigantesca addosso. Il Grinch arriverà qui, premerà il tasto rosso e boom! Questa palla gli cadrà addosso e lui ovviamente cadrà a terra e noi potremo catturarlo. Questo è un piano geniale. Devi ringraziarmi perché l'ho pensato io. Ehi, ma come ti permetti? Ci sono stato tutta la notte a pensarlo. Adesso però andiamoci a nascondere, perché sicuramente il Grinch arriverà e noi dobbiamo essere pronti. Cioè, è la volta buona questa. Sta per premere il tasto. No. C'è qualcosa che non è andato a buon fine. Qualcosa non è andato a buon fine. Bravo. Complimenti. Uffa, però, io pensavo fosse perfetto. Invece la palla ha avuto una traiettoria un pochino storta. Lo sai perché? Perché non sei capace. Ah, sì, prendici pure in giro, ridi. Ok, ora ce l'ho io un piano, dato che tu non sei proprio bravo e l'abbiamo visto. Ti spiego la mia teoria, praticamente lui è attirato dai regali. E anche io in realtà i miei poveri regali che mi hanno rubato tutti i regali di Natale. Vabbè, comunque, lui verrà per riprendere questi regali giganti che noi ora incasseremo, ma non troverà dentro dei regali veri. Troverà noi due, perché noi ci nasconderemo dentro, così andremo dove lui porta i regali e riprenderemo tutti i nostri regali di Natale. Tu stai seriamente dicendo che dovremmo nasconderci dentro dei pacchi di Natale? No, mi sembra troppo rischiosa questa cosa. E se il Grinch dal portale andasse in una specie di fabbrica, tritura tutto e triturasse tutti i regali, noi verremmo tagliati in pezzettini. Effettivamente hai ragione, però queste scatole sono a prova di tritura tutto. A me sembrano solo delle scatole di cartone. Ma queste scatole così marroni, il Grinch capirà che si tratta di una trappola, sono troppo brutte. Infatti, Matti, ti ho detto che noi le decoreremo con della carta da pacchi. Perfetto, no? Noi faremo tutti questi pacchi giganti, così il Grinch verrà e dirà: guarda che belli questi pacchi giganti, li devo assolutamente avere. E poi ci porterà dove nasconde tutti i regali. Questo è un piano che funziona, Matti. Tu non sei capace di pensare queste cose, ma io sì, quindi prendo i meriti. Allora, non mi sembrano proprio i migliori pacchi che io abbia mai visto, però devo dire la verità. Questa volta potrebbe davvero funzionare. Comunque, io scelgo il rosso. È mio il rosso, non il tuo. Ho preparato io i pacchi, quindi io scelgo il rosso. Va bene, prendi il rosso, però sbrigati a nasconderti, perché il Grinch arriverà e non ci deve assolutamente vedere. Va bene, tiro sul pacco. Buona fortuna, Ninna. Grazie. Ci vediamo dopo. Oh, ciao Ninna, eccoti qua, sì. Ti auguro buona fortuna, ce la possiamo fare. Va bene, grazie per l'aiuto, vado subito sotto, ecco qua, ciao. Ok ragazzi, aspettiamo il Grinch, io ho molta paura di vedere dove ci porterà. Matti, forse mi sono pentita. Ormai è troppo tardi. Matti, ho sentito un rumore, dobbiamo andare dentro, copriti . Ci vediamo non so dove, Matti. Ragazzi, sento dei passi. Oddio, si sta avvicinando. Oh. Sta portando via i pacchi.
Thank you.